Finalmente la neve è tornata a imbiancare le piste da sci, dando ufficialmente l'avvio alla stagione del turismo invernale nelle principali località sciistiche abruzzesi. E così, dopo il flop delle festività natalizie per l'assenza di neve, ora i gestori contano di recuperare almeno una parte di quanto fin qui andato perduto. Con la telecamera di Diego Martelli, allora siamo venuti sulla Maielletta per vedere qual è la situazione e per ascoltare direttamente dai gestori quali sono le aspettative per questa stagione invernale partita in ritardo. Francesco Iubatti, amministratore della Maielletta UI, che riguarda la gestione di tutti gli impianti sciistici qui sulla Maielletta, cosa vi aspettate da questa stagione? Le aspettative non sono ovviamente quelle di recuperare quello che è stato perso. L'allenamento è arrivato abbondante, di qualità, ma è arrivato fuori dal periodo di picco. Ci auguriamo che la stagione possa proseguire con tranquillità, fuori da concetti allarmistici che poco hanno a che fare con i nostri territori, quindi che si recuperi una certa normalità. Questo è un anno anche un po' particolare perché c'è da tener conto anche del caro energia che influirà tantissimo anche sui costi degli impianti di sci. Ovviamente la componente energia è quella che pesa maggiormente, insieme a quella del caro gasolio nel nostro caso. Gli aumenti sono stati importanti, abbiamo cercato anche lì di mitigare il più possibile gli interventi sul listino prezzi, cercando di ammortizzare quanto più possibile lo squilibrio. Ci auguriamo che venga ripristinato un quadro che sia sostenibile sia per gli imprenditori, ma allo stesso tempo anche per l'utenza finale. Fabrizio Di Muzio, l'amministratore di Panorama SRL che gestisce appunto gli impianti di Passo Lanciano, c'è un problema legato anche alla viabilità? Perché con la neve alcune strade sono state chiuse. Io spero che tutto questo sia legato soltanto alla tragedia di Rigopiano, quindi le responsabilità che sono state attribuite ai vari amministratori hanno frenato tutti quanti gli altri. Quando si parla di sicurezza vanno tutti con i piedi di piombo oppure si fermano completamente. La stazione è assolutamente priva di siti valanghini. Non siamo inseriti nella carta, non abbiamo nessun sito valanghivo inserito nella carta. Abbiamo due criticità di pochissimi metri, stiamo parlando di 50 metri di fronte su tutti e due i versanti, ma che non sono dovuti all'innevamento, bensì alla neve prodotta dalle turbine quando puliscono i tratti superiori di strada, sopra queste. Soltanto che quest'anno il Meteomont ha dato un'allerta su Maiella, senza specificare che coloro che non sono oggetto di valanghe potevano stare aperti, per cui capisco pure le autorità hanno preferito chiudere tutto non sapendo cosa fare, non avendo una competenza specifica. Hanno chiuso tutto e questo ha fatto perdere. Sabato c'era tutto un gruppo dalle Marche. E quelli abbiamo potuto avvertire, abbiamo avvertiti a luna di notte, però tanti altri sono arrivati e sono tornati indietro. È primo giorno sulla neve? Sì, primo giorno quest'anno fantastico, venite, insomma, in Abruzzo si sta bene. La giornata è bellissima, la neve c'è, è arrivata un po' tardi, però è arrivata, quello è l'importante. È la prima volta, è la mia prima lezione. Sto imparando adesso, sì, una ragazza inglese, è la prima volta che fa lezione. Per me sì, è la prima volta, quindi sì, molto. Molto faticoso.